pensi emanate e tu guarda. Primero tiempo a luces a enamorar. Ya se lo falta tan soco. A me usa como a fuego ahora. Seguiamo questa intervista di un network napoletano a un uomo del popolo come lui che ha i suoi problemi. Ci sentiamo. Specialmente con questa crisi. Vuole una mano? No, no. Quando viene. Quale versione sono per fare? Buonasera signor Savallone, buonasera, 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 buonasera. Grazie. Sono lo sfruttamento di questa risorsa
buonasera. Allora, io vi voglio ringraziare, sono Oriana Musso dell'associazione Linkadatto, l'associazione che dal 2008 supporta l'amministrazione comunale nella gestione dei servizi bibliotecari. Chi viene agli eventi mi sente dire sempre la stessa cosa, però insomma vedo anche tante facce nuove, quindi vero, io voglio fare un ringraziamento speciale a Luigi Troisi, che veramente ci ha dato... ogni giorno per far sì che il nome del fratello possa
possa essere ricordato con il sorriso con cui lui ha insegnato tutti quanti noi la sua arte e la sua comicità. È un momento importante quello di poter ricordare Massimo Troisi con un libro scritto da chi in qualche modo non ha avuto modo e il piacere di vivere San Giorgio, e quindi per noi dell'amministrazione diventa anche un momento di confronto come viene visto un nostro concittadino fuori dai confini e fuori dal nostro territorio. Quindi è ancora più importante essere qui e poter far sì che questa città, questa sede, la biblioteca possa arricchirsi ancora di più giorno dopo giorno di eventi culturali, eventi importanti che ci danno la possibilità di scambiarci notizie, informazioni, conoscenze e sapere. Stasera abbiamo il piacere di parlare di Massimo e non può farci altro che renderci ancora più orgogliosi e soprattutto non può darci altro dal punto di vista personale come amministratore di spingerci ancora di più per continuare questo lavoro di sobrietà e di visitazione del nostro illustre e caro concittadino Massimo Troisi. Grazie a tutti e buon proseguimento. Io vi dico quello che mi viene da dire senza essermi preparata, nulla nella scaletta, o meglio, la scaletta c'era ma già ce la siamo dimenticati. Io voglio fare dei ringraziamenti a una persona che è sempre vicina a qualsiasi attività viene organizzata da me, Oriana, sono due le persone. Una è Agnese Scarpato, che è nascosta anche lei in un angolino, e l'altra è Assia Rosa, che vuol dire questo Massimo? Ce l'ho fatta lo stesso, ho preso la scivola. Allora, l'altra è Assia Filosa, che oggi voglio ringraziare particolarmente perché c'è questa data, ci lega anche per un piccolo anniversario. Non siamo fidanzate, semplicemente 2 anni fa, esattamente 2 anni fa, abbiamo fondato un'associazione culturale che si chiama Obiettivo Cultura. E questa associazione aveva proprio il fine di creare eventi come quello di questa sera, dove la cultura fosse qualcosa di leggero, un filo che ci unisce e che ci porta a conoscere, ad approfondire personaggi e persone come Massimo, perché vedete, l'evento di stasera, quando con Oriana abbiamo parlato di... Oriana, puoi anche togliere lo schermino davanti al proiettore? Quando abbiamo deciso come chiamare questo evento, abbiamo pensato di chiamarlo Da Troisi a Massimo, perché per tutti i sangiorgesi in realtà parlare di Massimo Troisi è parlare di una persona di famiglia. Pochi artisti hanno questa peculiarità di essere entrato nelle nostre famiglie e di esserne diventato un componente. Stasera noi non parleremo di un artista che ha avuto una sua vita sul palcoscenico e che è lontano da noi. Noi parleremo di una persona che in qualche modo è un nostro familiare. E quel personaggio è diventato un nostro amico di famiglia, un nostro fratello. Abbiamo quindi strutturato insieme a Cristiano e Oriana, tra l'altro io inviterei gli ospiti di stasera a salire sul palco. Quindi Cristiano, Peppe e Avorio. Tra l'altro Peppe già durante lo sketch dei ragazzi ha già insomma iniettato e inietterà ancora per tutta la serata. Ecco la dimostrazione sulla scaletta, Peppe. Inietterà tutta la serata così per aiutarci quindi a percorrere. No, da fatto meglio. No, nel senso. Da fatto meglio. Grazie. Per chi lo va a acquistare, iniziamo l'asta. 100 euro. 200. La molto elaborato. Allora, Peppe vignetterà tutta la serata e ci aiuterà quindi a percorrere quella che è la nostra intenzione, cioè sfogliare un album dei ricordi, ne produrrà altri quindi, e all'insegna di Massimo. Invito Cristiano, il mio alter ego, a salire sul palco. Invito l'autore
Certosino, Angelica Romano, Peppino Volo, ovviamente, allora, siccome gli attrezzisti che avevamo pagato prima per fare lo spettacolo, ma anche per sistemare le sedie, sono stati un po' indisciplinati. Sto scherzando, ovviamente faremo tutto da noi, si sposta che insomma facciamo tutto da noi. Angelica, Guglielmo Rispoli, inviterei anche a venire con noi. E ovviamente Peppe Cipuni, che essendo indietro, non c'è posto, schiami in questo luogo per piacere. Sono gli auguri. Non disturbi, la ringrazio. Allora, abbiamo detto. Devo scendere a Rossi. Ti fa pregare. No, non pregare. Dove vuole? Dove vuole? Perché non impalli lo schermo? Sediamo, nel senso di sedarlo. La seggia pure a Cristiano. Ma però come si nasce? Hai ragione, ma come sei andato tuo figlio, è tutta un'altra cosa. È bene, eh? Allora, abbiamo detto che la serata in realtà parte da un'occasione, quella di parlare del libro di Davide. E quindi invitare Oriana. Cosa? C'è Giuseppe che impalla lo schermo. Lo sapete, non è che lo sapete. Aspetta, che spostiamo anche al presente. Ah, ce l'hai. Peppe, impalli. Ho tanti interviste e cose, ma non hai chiesto che cosa ne pensi della scienza. E mi sarebbe piaciuto che te l'avessi detto. No. Infatti penso proprio che hanno oltretutto del gruppo a uno, perché secondo me si sbaglia da tanti premi, troppi premi a uno può giù una ma si sbaglia lo stesso, perché no, uno si abitua a questa brutta. Perché io per esempio quando vedo sui giornali godo sotto tesi premiato, ma qualunque cosa, sport, qui no, vado subito, ma che non mi capite, cioè facciamo questa cosa strana, alla Troisi, insomma. Cristiano ora ci spiegherà che cosa andremo a vedere e soprattutto come lo percorreremo questo lavoro. Lui è stato interrogato, quindi rimane in piedi per tutta la serata, ha registrato la scaletta e la sedia. Io sono qui, avete letto, come giornalista e critico teatrale, ma sono qui come appassionato di Massimo. Due parole per la mia vicenda personale. Io mi sono appassionato a lui prima anche dell'adolescenza e ho iniziato questa mia militanza in rete perché avvertivo un problema di memoria, perché non è possibile che un ragazzo delle nuove generazioni non sappia chi è lui e cosa ha fatto. E ho aperto un primo sito che era Non ci resta che ricordarti. La cosa è cresciuta fortunatamente ed è diventata un gruppo che raccoglie appassionati in tutta Italia e anche all'estero. Prima Angela parlava di noi saggiorgesi, parliamo di Massimo se fossero di famiglia. E vi posso dire che una delle cose che mi fa andare avanti e mi emoziona di più è che è un discorso che vale anche oltre i confini italiani, non napoletani. Amici di Massimo Troisi raccoglie davvero appassionati da tutto il mondo. Per ultima si è aggiunta una ragazza albanese che recentemente mi ha scritto e veramente ne parla come noi. Quindi vuol dire che siamo di fronte a un artista che innanzitutto ha qualcosa da dire, e già oggi è un bel evento. E poi ha una portata universale che ci tocca tutti da vicino. E quindi niente, sono qui in veste di appassionato e ho realizzato questo video all'epoca della mia tesi di laurea, cioè sono laureato in scienze dello spettacolo, col professore Ugo Rigoretti, forse qualcuno ricorderà, il regista Rai, di vari sceneggiati, che ha lanciato Gigi Proietti, il Circolo Pickwick e altri sceneggiati, e avevo questo video nato conoscendo tutta la produzione, purtroppo a menadito e a casa mi dicevano che mi stavo proprio scemando, che veramente mi sono cibato di Massimo dai 14-15 anni adesso. E
vedevo che tornavano delle parole, delle tematiche, sembra tutto un discorso unico, dalla smorfia al postino, e ho voluto montare e mettere assieme i pezzi della produzione di Massimo, che io ho sempre ritenuto un discorso unico e scindibile. Quando mi chiedono il film preferito, lo sketch preferito, è impossibile per me, perché per me è davvero un unico discorso. E quindi, diviso per tematiche, non volendo anche questo, e questo video raccoglie, si chiama Corsi e ricorsi di Massimo Troisi, e raccoglie un po' le tematiche più ricorrenti e appunto tutto quello che fa parte della sua filosofia. Mi riallaccio al libro di Davide. Pronti? Partenza? Via! Anzi, siete partito. Io pensavo che era portare tutte le cose bene, no? Invece adesso lo so, adesso ho capito che mi avete lasciato qualcosa. Cosa vuoi dire? Ma no, dai, ti lo puoi dire, no? Io voglio viaggiare, voglio veloce, non è che andrò giù con le stesse qua. Vieni da lontano. Da Napoli? No. No, cioè io... Cioè c'è più curva pure a Napoli, una cosa normale proprio, come tutti quanti lavoravano. No, sono partito così, per viaggiare, per conoscere un po' che... No, è in Napoli. Ah, niente. Non si... No, io non lavoro a Napoli, ce l'avevo. Cioè lavoravo normalmente, solo da... sono partito per viaggiare, per conoscere. Perché è napoletano, sì. Emigrante? Sì. Sì, ma non è migrante. No, 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 che chi capare con la piana non può viaggiare, può solo venire in migrante. Non è un po' familiare. Fare emigrare la napoletanità, l'artista, l'essere artista in tutto il mondo, così come ha fatto Massimo, quindi la conoscenza della cultura napoletana in giro, ma di una cultura sana, di una cultura importante, perché quello è quello che mi interessa fare, almeno nel mio campo. Seguiamo la scia di Massimo, che è una cosa importante, perché lui ci ha insegnato molto, un'innovazione. Anche chi non conosce il film, effettivamente, magari per le nuove generazioni, di viverlo nella propria locandina, nella locandina del film, effettivamente, quindi mettendo insieme la tecnica del disegno vignettistico e quello della fotografia effettiva della locandina, poteva essere un ricordo ancora più bello per i giovani di oggi, per arrivare al discorso Massimo Troisi, così come magari una,
un piccolo aiutino, ha dato qualche esempio della vita cristiana per avvicinarsi al Massimo. Questo poteva essere un di più per i giovani di oggi. Lo farò girare per molti altri musei di Napoli. Sto organizzando con il teatro, con il museo Pan, questo viaggio itinerante nella napoletanità, che partirà da Massimo, sicuramente da Massimo, perché è quello che io amo di più degli artisti napoletani. E sarà con più tavolo sicuramente, e seguirò soprattutto il consiglio di Luigi Troisi di fare un tutto disegnato, perché secondo me è molto ancora più di impatto come cosa, tutte le domandine, tutte le scene dei film, e lo ringrazio per questo. Non ti fermerai mai. Massimo è stato il primo, ma non ti fermerai al Massimo. Non mi fermerò su Massimo, però ci sarà anche Totò, ci sarà Edoardo De Filippo, però quello su cui tengo di più è lui, perché veramente no. Poi con un piccolo aneddoto lo voglio dire a Luigi, io ho stretto la mano a Massimo in una parte delle sue radici, e addirittura in metà giovanile lui voleva che si facesse qualcosa qui a San Giorgio, addirittura era già emigrante se andava a Napoli, a parte che la sua pigrizia tale che tutti conoscevamo, mi raccontavano che una volta si teneva un corso di recitazione addirittura a Piazza Municipio e lui mandava i suoi amici di Costantino, perché era lungo andare, quindi per lui già era emigrare qui. Poi già all'epoca volevano portare il teatro con la T maiuscola a fare qualcosa anche nel sociale qui a San Giorgio, quindi poi lui è andato via a Roma, però è sempre stato qui, quindi emigrante era un'etichetta, e come tutte le etichette lui la rifiutava e ci giocava a smontarla. Peppe prima parlava della cultura, quindi andiamo sulla cultura. Termometro. 36 minuti. 36, normale. Chiudono con l'astra a 39 minuti, arriva a 36 minuti. 39, 40, 41, 42, rossissimo. Grave, c'è l'ospedale. Voi siete, sempre per carità, siete uno intelligente. Come persona, voglio dire, siete uno intelligente. Sì, certo. So scrivere, leggere. Non sta saper leggere e scrivere per essere intelligenti. E io pure so leggere, ma cioè, beh, sono qua, ma là, certo, diciamo, non è che soffro il braccio. Quello che già non vedo mai, non vedo da libri, cose, che comincia a leggere, ma ora sono grandi, che i libri sono milioni, che non ti leggono mai, capito? Perché io sono una leggere, loro sono milioni a scrivere, c'è un milione di persone che leggono, mentre lei come una leggere, diciamo, non lo leggo, 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 non lo non si interrompe, se non va male. Ecco, qui abbiamo un altro tema, quindi Troisi e la cultura. Qual è il rapporto di Troisi con la cultura? A lui la cultura non era, secondo me, un valore fondante per lui, nel senso che magari subiva un po', come abbiamo visto anche nel filmato, subiva un po' i colti, i letterati. In due film, La via del Signore Sorbinite e Postino, ha a che fare con dei poeti, oddio, poeti un po' diversi, perché Orlando è un poeta sui generis, scrive poesie abbastanza bruttine, mentre Neruda sappiamo che cosa scriveva, e lui pativa il rapporto con loro, sentendosi in qualche modo inferiore, però il suo rapporto con la cultura era particolare, perché lui la prendeva di petto la cultura, sapeva benissimo che magari non aveva letto tutti i libri che avevano letto tante altre persone, come abbiamo sentito il fatto dei libri, però non si faceva scoraggiare dal fatto di non aver letto tutti questi libri, e anzi se ne fruiva tranquillamente la cultura. Lui dice: la poesia non è di chi la scrive, ma è di chi gli serve, e questo è il suo approccio. Anche in questo caso cerca sempre di alleggerire
quando ricorda il problema a scuola, il problema del contadino che perde l'uovo e si rompe a terra, lui dice, invece di pensare col professore come risolvere il problema, dice, ma ragiona, come lo sketch di prima del cavolo, dice, ma com'è possibile, il contadino fa sempre schiattare l'uovo, è normale che poi torna a casa, la moglie dice, quanto hai guadagnato, non lo so, e dice, ma va a fare l'operaio. Insomma, quindi è sempre un suo modo periferico di pensare, di prendere gli argomenti dal dettaglio e di trovare poi dal dettaglio, dalla periferia, gli argomenti, di trovare quel nocciolo, la verità vera. Cultura fa rima con scuola, in un certo senso, quindi sappiamo che il rapporto tra Massimo e la scuola è stato di un amore profondo, così tanto che 5 anni l'ha fatto in 10. Quindi qui abbiamo un dirigente scolastico, tra l'altro dirigente della scuola che porta il nome di Massimo, che si è documentato anche su queste cose, quindi ci piacerebbe anche che lui a noi parlasse di quella che è la pedagogia di Massimo, il suo rapporto con la scuola e il suo rapporto con gli studenti, quindi con gli scolari. Buonasera, io prima di rispondere, ringrazio per la domanda. Siccome vedo molti ragazzi, voglio ricordare una cosa che è successa nel 1980, quando esce il film Ricomincio da tre. Quel ragazzo aveva un anno solo, non potevo immaginare che avrebbe fatto un libro su Massimo, e quel film fu un fenomeno nella storia del cinema in Italia, perché in un cinema a Roma non c'erano necessità, e quelli del nord hanno un po' la testa un po' più stretta. Io non ricordo il nome di quell'autore, ricordo l'episodio. Era uno dei critici cinematografici più forti, disse, ma questo Troisi che parla un napoletano così stretto, dove credi di arrivare? E etichettò questo film dopo 3 giorni. Dopo ebbe l'eleganza di chiedere scusa a Massimo e a Napoli alla napoletanità. Prima è stato citato Proietti. Bene, alla scuola di Proietti, tanti anni dopo, si forma Enrico Brignano. Enrico Brignano è un comico romano straordinario. C'è una sua scheda in quelle famose interviste che passano su Sky in questi giorni. Non si parla di Massimo, però c'è un passaggio sul dialetto napoletano. Enrico Brignano, andate a vedere, che a Sky parla dei comici dal Trentino al Sud. E lui fa l'imitazione e dice che il popolo di immagine che sta negli Stati Uniti si comincia a riscaldare solo quando si arriva un po' al dialetto romano, un po' quello molisano, e poi diventa un overdose quando si comincia a parlare in napoletano. In un famoso colloquio tra Alberto Sordi e Massimo Troisi, che lo va a trovare, Alberto Sordi si sta attendo, tu non sei solo napoletano, tu sei il portatore nel mondo di un linguaggio che è anche una lingua, perché il napoletano è una lingua, nel senso che una sua struttura, non solo sintassi, ma proprio di suoni, che hanno un certo significato, tant'è che il napoletano, quando viene parlato fuori, lentamente viene compreso e accettato come forma della comunicazione. Massimo diventa inconsapevolmente filosofo di se stesso e pedagogista di se stesso, lo fa in maniera involontaria. Prima sono state fatte delle citazioni. La classe, quando lui dice eravamo in 34, lui si riferisce ai 42, c'è un registro famoso che ho fotografato quando abbiamo intitolato la scuola, c'erano 1 milione di persone a Via Gianturco 10 anni fa. Bene, in quella classe lui non eccelliva, aveva il voto più alto, stranamente lo aveva in musica, non era, perché era un bambino in troppo, c'è il fratello che mi può, se vuole sarei contento, perché ho parlato con Rosaria e anche con Anna Maria tanti anni fa, le sorelle di Massimo, e mi veniva descritto questo bambino introverso, il quale poi per motivi che sappiamo ha fatto 4 anni alla Massaia, dopodiché si inventa questa cosa, uno sì e uno no, quella di una famosa battuta, perché pure è scomodo andare a ritirare i premi tutti i sabati, e si riferisce a quello che prega a San Gennaro, dice tu me la fa vincere, uno sabato sì e uno no. Lui questa cosa la interpreta nella vita, perché Massimo ha interpretato la filosofia come modo di vivere, e il suo sorriso, quella capacità sobria, la esprime in tutto. Faccio 2 passaggi e poi mi fermo. Uno, appunto, come fa il geometra del greco? Lui lo fa facendosi bocciare, un anno sì e un anno no. Non fosse altro perché con 2 bocciature all'epoca si usciva fuori dal mondo scolastico. Si diploma tranquillamente a 24 anni con il diploma di geometra, come dirai in un'intervista, se la scuola italiana ha dato un diploma a uno come a me, vuol dire che la scuola italiana sta inguaiata. E questo c'è un piccolo... Lui mi chiamava la Vesuviana, conosceva le ragazzine,
superava 2 o 3 gradi e arrivava a Vega Quenze sulla spiaggia, quindi cambiava fidanzate continuamente e quindi dice: che cosa serve una scuola superiore? Poi mi fermo. Una grande agora in cui la gente si tonda e sono le banchine e siede più o meno medio alte. Bambini, non ce ne sono, mi posso fermare? Mi fermo più adesso, grazie. Giusto per non fare nome, penso che era Rondi, che ha avuto tutto il tempo di ravvedersi comunque con il futuro, ha fatto una cosa, dovrebbe essere pochi mesi, visto per la cultura, però non me ne voglia il dirigente Massimo, ci ha sempre insegnato che probabilmente soprattutto ai suoi tempi si insegnava tutto l'opposto di quello che serviva nella vita e magari era molto però ci ha insegnato una cosa stupenda, che non ci vogliono laurea, non ci vogliono studi per parlarci dell'animo umano, dell'indicibilità dei sentimenti, di quello che appunto ci accomuna a tutti, l'universalità di cui parlavo all'inizio. Prima Cristiano parlavamo che era anche un po' irriverente, giusto, sulla cultura, ma anche su qualcosa di più sacro, come la religione. Quindi vediamo qualche passaggio sulla religione di Massimo. Ma che cosa? 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 Ma che cosa?
miracolo è questo, un miracolo difficile, un miracolo di 110, 40 punti, sta giocando, sia miracolo che miracolo, un miracolo è uguale a te. Sta continuando che è emozionato, ma c'è tutto, io non ho perdonato, la comunità che sono tutto, ci sono venuto avanti senza un miracolo, nessuno ha visto un miracolo, sono rimasto, da 8 anni ci aspettavamo perché io, non sa dici niente, se riesci a muovere le cose, a cercare su tutti i problemi. Io non penso che come c'è la lezione, no, mi dice, mi cuba quello, mi fumi uno, oppure mi cuba un altro, fumi uno, e c'è di solito tutte le cose. A noi è stato tutto un fatto psicologico, una cosa, penso, meno che mi dico, no, capite? Questi anni del 1900, hanno fatto fin di niente, domani mattina. Cioè, insomma, come la prima volta, 1900. Ma proprio una condivisione, Con quella andiamo. Sì. Che fai qua? Dentro. No, no. Problemi?
contro l'anima, il tempo, ma sui passaggi, capito? Non è già lì, una cosa. Ciao, ciao. Guarda, facciamo così, Vincenzo, non ci vediamo più un mese, eh? Un po' di tempo, così magari ognuno pensa cose sue, eh? Ognuno pensa alle cose sue. Grazie, ma ti dico un momento, ho pensato a tutte le cose. Il tuo spazio, mica, vedi? 5 secondi, ho già pensato a tutto. Anni 20 minuti di cicone al cellulare, che faccio? Ci scegliamo. C'è un altro amico lì in video. È uguale. E
grande amico di Massimo era Renato. Io l'ultimo anno, anno e mezzo di vita, abbiamo avuto questo intensificarsi dell'amicizia e ci siamo frequentati, e posso dire che a parte l'energia che spizzava da ogni poro, e, qui viveva già da solo, questa già la moglie cucinava, gestiva una casa da solo, si faceva insegnare sul computer tutte le ultime applicazioni, e poi si prodigava per Massimo tantissimo. Lui gestiva qui ad Afragola un teatro, una sala intitolata a lui, e fino all'ultimo appunto qui parlavamo di lui, lo potete vedere online, mi dispiace non potervi farvi ascoltare, però faceva sempre tutto nel nome di Massimo, parlava ai ragazzi di Afragola, che vi assicuro dove viveva lui non era un posto con tante strutture sociali, tante attrattive, quindi la sua sala era diciamo un po' da raccoglitore per i ragazzi del posto, e l'aveva intitolata a lui, e fino all'ultimo ha fatto teatro, ha fatto il burattinaio, tra l'altro è stato a livello europeo uno dei più bravi, e quindi fino alla sua morte diciamo c'è stata questa sala polifunzionale massima. Chi ha raccontato l'episodio di quando è nato il Massimo, non più attore di oratorio, ma... Serviva un personaggio secondario all'inizio, una farsa del conte Marulli, che era Pulcinella, zio senza nipote, marito senza nipote, ragazzo del vinaio, e fu la prima esibizione di Massimo su un palco, e ci raccontava appunto l'iniziale emozione e poi la rivelazione per tutti di essere di fronte a una persona probabilmente nata con il palco incollato sotto i piedi, e quindi lo potete ascoltare online su YouTube. E poi crocifissioni d'oggi, che cosa è? E poi le disavventure con il padre, il parroco qui di Sant'Anna, e diciamo come sono dovuti scappare, perché mi sono scena questo spettacolo nel 72, che era crocifissioni d'oggi, in cui Massimo già aveva un grande spessore come attore, in quanto questo spettacolo parlava di problemi di droga, di aborto, e in teoria dovevano consegnare il copione prima al parroco della parrocchia di Sant'Anna, ne diedero uno falso per forza di cose, e poi quando andò in scena lo spettacolo un fuggi i ragazzi che dovettero poi accasarsi a San Giorgio Vecchio al centro dello spazio, e anche questo ce lo racconta Renato in questo video. Un bello spaghetto. Bello, eh? Era pure saporito, credo. Ma nessuno era pure. C'era quindi in questo video la dimostrazione, già da allora, dal primo spettacolo, che Massimo è riverente nei confronti della religione, ma forse l'aveva capito meglio di tutti quanti. Sì, qual era il vero valore appunto delle crocifissioni? Cioè, crocifisso. Passa la parola a Giuseppe Gino. Facevo finta di non sentire. Il più professionale. No, niente, racconto veloce, perché raccontare un'amicizia con Massimo è un sentimento che io ho dentro, quindi ci stanno troppi aneddoti. Racconto solo un aneddoto, che Massimo ci aveva regalato una cassa a Cinecittà, che avevo questo spesso trovato, e dopo gli ho regalato una maschera di Creta, di Pulcinella. Solo che per quando glielo portavo, non si accorge, ovviamente tutto si è portato messo. Massimo, quando ha aperto la mano, lo scavo, ha detto, ma che cos'è, un mosaico? Cioè, un maschio, questa è una maschera di Pulcinella, sai, proprio di Pulcinella, è capitano fragato. Ah, quindi la maschera di Pulcinella. Lo sapevo solo io prima, la maschera di Pulcinella, ma è un po' pagato. E poi Massimo è Massimo, perché a Roma mi ha fatto aprire il teatro, quindi lui usciva non solo nell'amicizia, ma ha fatto uscire tutto ciò che tu come passione avevi dentro, quindi è una generalità che io non lo so, ce l'hanno solo i grandi, quindi basta, ho finito. Anche perché ora la possibilità di Massimo era quella, cioè un uomo e una donna già fatto per stare insieme, sono diversi, solo per avere portato amore. E poi quando c'è l'amore c'è tutto, no, quindi è la salute. Massimo, che cosa vuoi? Ci sono altri modi per spiegare, ma un Massimo non c'era più l'attore, il regista, la persona geniale. Quando lo conoscevi ti faceva sentire subito il tuo agio, quindi era semplice in tutto. Questo è il fatto di anche di non vendersi sul serio. Non ero come gli attori, io sono stato 20 anni, non voglio fare nomi, ma di serpeggiano, che ne so, di artisti o di registi o di attori. Lui era al massimo, era buono.
quando andava in scena, quando faceva le sue cose, là faceva l'attore, il regista, ma con gli altri erano 18 proprio al massimo, cioè. Quindi più di questo non ti posso dire, perché sono altri che hanno conosciuto più di me, io ho avuto 6 anni di amicizia di Massimo, però era quello, ti faceva entrare in un altro mondo, però ti faceva parlare a te, capito? Ti faceva scoprire ciò che tu sei dentro, con la sua semplicità che non so da dove veniva, però era il massimo che poteva avere l'amicizia vera. Quindi tu dopo dici, ma io sono stato con Massimo Felizzi, no, sono stato con Massimo. Era quella la persona, come Luigi, la stessa cosa. Cioè, lui ti diceva, non per il fatto che un Napoli emigrante che viaggiava, molti napoletani sono così, in effetti. Dice, se tu gli devi appendere un prezzo, ti dice la stessa risposta mia. Non è che mo quando hai cominciato con Ricomincio da tre, tutti mi domandano di esiste, c'è la vita sulla luna, che ne sa, cioè ci ho fatto un film, mi propongo di far ridere. Allora, era il mai, genio, però senza che doveva dimostrarlo nell'amicizia. Lui l'amicizia ci teneva. Anche perché diceva, l'amico opera quello là che si vede, è quando chiodo. Perché la vita vede quando piove con un prete, non lo muove. Va bene. Ho detto tutto, basta, è finito. Comunque stanno quei tre rari trattori. Stavo che poi dopo. Cenari. Cenari per le cose da prendere, perché sennò stai con me, come sono qui. Facci che la roba bacia lungo, beh. Facci le cose per bene, perché lo sai come sono fatto. 25 e 25. E capita la stupidezza. Oh, se vieni, ma la parola, sta accennando, ma la parola. Mi accende le 9:15, mi accende. 5 e 25, sta accennando. Ma allora quando siamo così, sta accennando, sono venuto per me. 15 e 58. 5 e 25. Sta accennando. 15 e 58, quattro cannelle di noi. E resti tutto qua. 5 e 25. Sta accennando, 15 e 58. 5 e 25. 15 e 58. 5 e 25. 15 e 58. 5 e 25. 5 e 25. Ma potete smettere. Sancennare che non c'è a tutto il questa giornata. Allora, che ha fatto mezza giornata, oggi dobbiamo chiudere, facciamo questo. Che vergogna, fuori ho detto. 5 e 25, 5 e 25, 5 e 25. San Gennaro. San Gennaro mi raccomando, 15 e 22.